Buonasera a tutti e grazie per questo invito. Avrei tanto voluto essere lì con voi fisicamente, ma come vedete sono ancora sul palco perché sono in giro ancora a fare concerti. Però non volevo, non potevo e non volevo mancare a questo appuntamento sulla legalità, perché Dio sa se ne abbiamo bisogno. Avevo pensato anche a che cosa dire, ma credo che mi è capitata questa fiaba e questa filastrocca di Gianni Rodari, anzi Sandra Murri me l' aveva consigliata, e credo che ben si adatti a una serata come questa. Primo perché le sue parole sicuramente sono più importanti delle mie, e poi perché dentro le fiabe si nasconde una saggezza inimmaginabile. Questa infatti si chiama Il paese dei bugiardi, e siccome sono qui sul palco piena di strumenti ho chiesto anche l'aiuto di una chitarra. C'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità. Non chiamavano con il suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole c'era subito uno pronto a dire «Che bel tramonto!» Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si lagnava la gente. «Oi boh, che notte bruna! Non ci si vede niente!» Se ridevi ti compativano. Poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male? Se piangevi, che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere i milioni nella testa. Chiamavano acqua il vino, seggiola il tavolino, e tutte le parole le rovesciavano per benino. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso. Un giorno in quel paese capitò un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto e senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera e non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare. Lo fecero pigliare dalla Calappiacani e chiudere in manicomio. È matto da legare, dice sempre la verità. Ma no, ma via, ma là. Parola d'onore, è un caso interessante, verranno da distante 500 e un professore per studiargli il cervello. La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla Gazzetta della Bugia. Infine, per contentare la curiosità popolare, l'uomo che diceva la verità fu esposto a pagamento nel giardino zoo illogico. Anche quel nome avevano rovesciato. In una gabbia di cemento armato. Figurarsi la ressa, ma questo non interessa, cosa più sbalorditiva. La malattia si rivelò infettiva e un po' alla volta in tutta la città si diffuse il bacillo della verità. Dottori, poliziotti, autorità tentarono il possibile per frenare l'epidemia, ma che niente da fare. Dal più vecchio al più piccolino, la gente ormai diceva pane al pane, vino al vino, bianco al bianco e nero al nero. Liberò il prigioniero, lo elesse presidente. E chi non mi crede non ha capito niente. Grazie a tutti e grazie per quello che fate.